Buonasera, buonasera, Buonasera. ben ritrovati. Neanche il tempo di staccare da Nuzzo e partiamo subito con la 14ª puntata della seconda stagione di Verba Volant, ormai un programma che chi ci segue conosce, tratta i libri e chiacchiera con i propri autori, libri scelti sempre con un criterio, no? Quindi quello di portare quel ragionamento in più, la stimolazione del pensiero critico in più. Stasera chi abbiamo? Abbiamo un ospite speciale, anche perché è un ospite che non spesso si concede a questo genere di interviste e ne Quindi siamo un po' sotto pressione siamo un po' per sotto questo. pressione, ma ne condividiamo anche le motivazioni che dopo magari chiederemo a lui. Intanto ne approfittiamo e salutiamo il professor Gianluca Magi. Buonasera, professore. Buonasera. Salute a voi, salute a tutti. Buonasera. Allora, per presentarla al nostro pubblico, lei è uno storico delle idee e delle religioni, filosofo e orientalista. È stato docente all'Università di Urbino di materie legate alle filosofie, psicologie e religioni tra Oriente e Occidente. Tra le altre cose, ha fondato a Pesaro con Franco Battiato Incognita, un laboratorio transdisciplinare. Questa sera noi l'abbiamo invitata per parlare nello specifico di un libro che dire interessante è limitativo. Cercheremo nell'arco della puntata di scendere un pochino più nel dettaglio. Il titolo già è abbastanza esplicativo, Goebbels, 11 tattiche di manipolazione oscura. Allora, mentre leggiamo il saluto da casa di Carolina, buonasera ragazzi. Esatto, non ti No, voleva stasera lasciare. niente, Carolina. Stasera devi stare qua perché il professore ha veramente degli argomenti molto È interessanti molto e attuali. molto attuali. Esatto. Prego, parti pure con la prima domanda che volevamo fare al professore. Allora, intanto io professore le dico che questo libro mi è stato consigliato da mia mamma, cioè È vero, è mia vero, è vero. mamma lo ha letto e mi ha detto devi assolutamente leggerlo. E quindi io ho iniziato a leggerlo, come le ho detto prima, non l'ho finito tutto perché quando ho iniziato a leggerlo mi sono resa conto che era un libro che richiedeva uno studio in un certo senso, una sorta di approfondimenti. Siamo già a buon punto, siamo. Però, ecco, la domanda subito che le vorrei fare è quando le è nata l'idea di scrivere questo libro e se ha trovato delle difficoltà a pubblicarlo? Beh, l'idea è proprio antica, perché nella mia adolescenza c'era un enigma che mi assillava, è l'enigma del consenso. Ovvero, io da ragazzo mi chiedevo, ma com'è possibile che una popolazione accetti condizioni e soluzioni che porteranno alla sua stessa rovina? Mi chiedevo, com'è possibile che l'uomo, a differenza dell'animale, cada sempre nella stessa buca? Ecco, allora io in questo libro, dopo tanto tempo, ho cercato di fornire 11 chiavi per la risoluzione di questo che potremmo chiamare enigma autodistruttivo, e non solo. Perché in questo libro, voglio dire, mi sono chiesto anche questo, ovvero se è cosa nota che dopo la disfatta del nazismo, la silenziosa diaspora nazista insegnò le arti della persecuzione e della tortura ai militari e ai politici di una circa dozzina di paesi affacciati al Mediterraneo, all'Atlantico e al Pacifico, invece era ignoto il fatto che le tattiche di manipolazione di Goebbels, il ministro della propaganda nazista, fossero utilizzate dai media brain trust nelle dinamiche propagandistiche su cui si fondano, direi, in ampia parte l'informazione e la produzione culturale attuale. Ecco, su questo aspetto mancavano seri studi scientifici e documentati, e allora il mio libro ha cercato di sopperire a questa lacuna. E il risultato è stato, per esempio, quello per cui il grande economista francese Jean-Paul Fitoussi ne è rimasto talmente entusiasta che mi ha scritto
una prefazione molto sentita. Così, insomma, possiamo dire che, sempre per rispondere alla sua domanda, se oggi ai più è evidente che la censura della libertà di espressione è diventata una forma di pilotaggio dell'opinione pubblica, ecco, ad aprile del 2020, ormai quasi 4 anni fa, quando denunciai pubblicamente questa situazione, ci fu chi mi diede del complottista, ci fu chi pensò malignamente che io lo facessi per fare pubblicità al mio libro che ancora era in censura preventiva, fu anche chi mi dileggiò e anche chi mi offese. Voglio dire che io cominciai a scrivere il libro Goebbels, 11 tattiche di manipolazione oscura, circa ormai 14 anni fa, quindi però, in tempi non sospetti. Ecco, già allora però nell'aria c'erano dei segnali, per quanto molto deboli, che qualcosa di mostruoso e abietto era stato messo in moto. Ecco, perché ci ho messo così tanto tempo per scrivere questo libro? Perché ho compulsato una mole veramente enorme di fonti in lingua tedesca, in lingua inglese e in lingua francese, molte delle quali inedite in lingua italiana, e una parte delle quali poi ho riportato in bibliografia. Fondamentalmente lo scopo di questo libro è di utilità pubblica per avere in mano uno strumento di decifrazione della realtà proprio per difenderci dalla manipolazione in atto. Manipolazione in atto oggi a livelli di mistificazione direi sconcertanti. Fatto sta che appunto circa 4 anni fa, quando presentai agli editori questo libro, ritenevo che sarebbe stato da loro accolto con entusiasmo. E invece mi sbagliavo, perché a quel punto sono cominciate tutte una serie di disavventure che in 25 anni di carriera di scrittore io non avevo mai incontrato. Cioè, questo libro si è trovato tutte le porte sbarrate, si è trovato proprio vittima del sistema di coercizione di cui il libro descrive i modi e il funzionamento. Veramente. Quindi è stato rifiutato con risposte evasive, con risposte di circostanza. Ecco, in quei pochi casi in cui è stata palesata la vera ragione del rifiuto, la risposta dei direttori editoriali è stata questa sostanzialmente, ovvero: il libro è ineccepibile e il suo contenuto è molto importante, però pubblicare questo libro è troppo scomodo e potenzialmente pericoloso sia per il nostro incarico lavorativo editoriale che per i contenuti del libro. Ecco, quindi morale: il libro è rimasto in questa ignobile e vile censura preventiva sino a metà del dicembre del 2020. Per poi essere coraggioso, quindi? È stato coraggioso, una piccolissima casa editrice piano B, piccolissima ma estremamente coraggiosa. Certo. Poi l'accanimento contro questo libro, come dire, era ben lontano dall'essere concluso, perché il libro è stato ignorato, o per dirla più tecnicamente è stato silenziato, perché il silenziamento è la nona tattica, è stato silenziato da tutti i media nazionali mainstream che si sono opposti proprio in tutti i modi nella sua emissione nel circuito di discussione e di riflessione della collettività, e credo che questo fatto insomma metta in luce come le prime vittime della propaganda paradossalmente siano i media stessi, che i media ormai hanno raschiato il fondo del degrado, hanno raschiato il fondo della totale assenza di dignità. E la seconda vittima del silenziamento
è il buon senso collettivo, perché oggi vengono propalate notizie assurde, prive di ogni fondamento, e anziché riceverle queste notizie con una, direi, una sonora pernacchia, c'è ancora una fetta di popolazione che ci casca dentro mani e piedi. Però guardate, io sono convinto che la fetta di popolazione si stia, in cui cade mani e piedi, progressivamente si stia assottigliando anche molto di più di quello che potremmo immaginare in base alle rappresentazioni mediatiche. Si sta assottigliando progressivamente sempre di più. Voglio dire che se i media e il giornalismo facessero il loro mestiere, renderebbero impossibile lo scempio della verità di cui quotidianamente assistiamo, cosa che invece non accade. E dunque la fiducia dei cittadini nei media e nel giornalismo, che sono corrotti e falliti, sta arrivando a zero. Ed è un'emorragia giornaliera di ascolti, è un'emorragia. E la RAI finirà come all'Italia, chiuderà baracche e burattini, e non passerà troppo tempo se il trend di crollo di ascolti continuerà a essere quello attuale. Non a caso, per correre ai ripari, dal 25 agosto dell'anno scorso è entrato in vigore il Digital Service Act, che ha messo il bavaglio a chi prova a dare informazioni di altro genere. L'ha stretto sempre di più, sì, certo. Sì, sì. Ma allora, più stringeranno la vite e più porteranno le persone a distaccarsi dai social e sempre più a incontrarsi fisicamente. Ecco, questo era un aspetto importante che volevo toccare, la motivazione appunto che ci siamo detti dietro le quinte, per le quali lei non apprezza questo genere di dirette, è proprio la mancanza del contatto umano, no? Della presenza. Ed è fondamentale continuare a trovarsi in presenza, veramente molto importante, più di quello che possa apparentemente sembrare. Sono d'accordissimo, tanto che se dovessi dare alcune proposte per la situazione che stiamo vivendo, partirei dall'assunto per cui siamo coautori della realtà che ci circonda e non siamo spettatori passivi. Quindi possiamo fare qualcosa, e tutto si gioca a livello di consapevolezza individuale e collettiva. Aumentando il livello di consapevolezza, allora noi possiamo riuscire a creare delle sacche di micro resistenza, possiamo riuscire a creare degli antemurali a questa sorta di nuova normalità che ci impongono dall'alto. E più il livello di consapevolezza cresce, e più crescono dimensione e di qualità le sacche di resistenza, perché funziona così. È necessario che, appunto, perché occorre impegno, occorre dedizione per non essere soggiogati, e occorre anche dedizione per non fare la fine della famosa rana bollita nella pentola. Quindi quello che, a cui invito ciascuno da ormai 4 anni a questa parte, è riuscire a riaccendere la propria mobilitazione. Quindi la prima cosa da fare è non rimanere isolati. Questo è il punto fondamentale, non rimanere isolati, ovvero trovare dei punti fermi nel proprio, che sia il proprio ambiente di lavoro, che sia il proprio ambiente in generale, cercare nelle persone che come noi non sono contente del modo in cui stanno andando le cose, cioè cercare di mantenere, come dire, un rapporto il più stretto possibile con queste persone. Questo per provare a immaginare e a costruire realtà differenti rispetto alle prospettive pensate per renderci delle sorte di automi eterodiretti e disumanizzati. Poi c'è una seconda cosa, ovvero coltivare la riflessione critica, coltivare la visione aperta, lucida
e divergente, ovvero essere dei ricercatori riflessivi con la mente aperta e non accontentarsi mai delle risposte preconfezionate del mainstream che vengono propinate quotidianamente, ovvero quelle risposte di qualcuno che vuole pensare per noi e al nostro posto, e quindi riuscire a cercare di trovare il tempo per riflettere in base alle modalità che sono nostre e non accontentarsi solo dei contatti social network o dei contatti via schermo in genere, sia Zoom, Skype, StreamYard virtuali o altro, perché questi contatti virtuali sono insoddisfacenti e sono insufficienti, perché non riescono a creare, come dire, quei rapporti reali, autentici, su cui noi esseri umani, noi sapiens, ci siamo costruiti nel corso di decine e decine di migliaia di anni. Poi c'è una terza cosa che considero vitale, ovvero costruire ovunque delle micro resistenze politiche, delle micro resistenze socio-psicologiche, ovvero ripoliticizzare i posti di lavoro, incontrarci in piccoli gruppi di persone. Questo perché, come dicevo, incontrarsi sempre via schermo, che può essere una via propedeutica, ma incontrarsi sempre ed esclusivamente via schermo è illusorio, perché significa consegnarci mani e piedi al meccanismo della divisione e al meccanismo del controllo, perché tutto quello che si svolge online, anche ora, è controllato. Tutto. Ecco, sembra paranoia, no? No, ma state pur certi che non siamo paranoici. Incontrarsi sempre via schermo è un falso contatto, è inautentico. Io considero che abbiamo ancora dei margini di manovra per attuare queste micro resistenze umane. Ecco, quindi ripoliticizzare il momento storico che stiamo attraversando. Questa è un po' la nostra missione storica, per non disumanizzarci definitivamente. Poi c'è una quarta cosa per difenderci da questo sfaldamento della realtà, per difenderci dalla nevrosi dilagante, quando non una psicosi dilagante, che ha sostituito il principio di realtà con il principio di simulazione. E questa quarta cosa è una veramente una umile soluzione per persone semplici come tutti noi, ovvero con le nostre mani eseguiamo piccoli lavori. Attraverso questa attività di piccoli lavori noi difendiamo la nostra umanità. E voglio dire, non si tratta di essere artisti, si tratta di essere artigiani, che sia lavorare dei vasi, dipingere, riparare le cose rotte. Ecco, solo le persone semplici sono le uniche che sono ancora in grado di opporsi a una alienazione proprio in senso clinico che sta avvenendo su scala planetaria, in particolar modo in Occidente. E questa quarta cosa, poi concludo per non farla troppo lunga, implica anche il ritorno alla natura. Che cosa significa il ritorno alla natura? Significa tante cose. Per esempio, ciascuno di noi, anche in città, organizzi un proprio orto o un orto collettivo urbano da coltivare, perché ce ne sono e si possono fare in ogni città, anche se mi stanno arrivando informazioni che si cerca pure in questi casi di ostacolare. Sì. Io vi posso assicurare che l'orto ci tornerà estremamente utile, perché se il trend continuerà ad essere questo, saremo colpiti da una stagflazione che non avrà precedenti nella storia italiana del dopoguerra. Io ascolterei il professore per ore, quindi sì, concordo. Non, abbiamo
intanto toccato la nona tattica, non so se vogliamo passare a un'altra tattica, tu intanto avevi una domanda. Ma no, intanto volevo dire al professore che sì, condivido soprattutto il discorso degli artigiani, di essere artigiani. E sì. Io per esempio, tempo fa ho visto un cartello che diceva nell'era del consumismo riparare è un atto rivoluzionario, era un corso di cucito di rammendo, io sono andata, mi hanno convinto con... ed è vero, perché siamo abituati a una società in cui quello è rotto ma lo buttiamo, tanto lo ricompriamo, che problema c'è? Lo buttiamo, lo cambiamo, e invece abituarsi a tornare indietro invece che andare avanti forse è la vera rivoluzione, sì, in un certo senso, sì. Al punto tale che non so se sia realmente un tornare indietro, perché esatto, riparare le cose rotte ci pone in uno stato mentale per cui riusciamo anche a riparare le relazioni che sono ormai facilmente rompibili. Ormai si è entrati nella idea dell'usa e getta e del non riparare anche nelle relazioni, o tra amici o tra coppie. Voglio dire, c'è qualcosa che non va, ecco che si getta alle ortiche tutto quanto, perché questa mentalità corrotta sta portando veramente anche a una frattura tra noi e gli altri, sia la nostra partner o il nostro partner, siano i nostri amici, sia una frattura all'interno di noi stessi. Quindi imparare l'arte di riparare, come dire, porta ad altri e a alti livelli mentali. Non è una cosa da poco. Vero, vero, verissimo. Un atto rivoluzionario per davvero. Sì. Allora, io inizierei a parlare proprio un po' del libro, insomma, di queste 11 se vuole fare due parole su Goebbels, magari per chi non lo conosce, ma proprio una... Sì. Una breve introduzione, per entrare, come dire, nel libro, la prima parte del libro la potremmo definire una caccia psicologica nella mente tanto geniale quanto mefistofelica di Joseph Goebbels, questo personaggio per me emblematico della psicopatologia al potere e della psicopatologia del potere. Perché è utile questa caccia nella sua mente? È utile per riuscire a comprendere come la psiche apatica di Goebbels, cioè una psiche priva di risonanza emotiva, priva di un sentimento empatico, cioè con un sentimento empatico fuori uso e con una, potremmo dire, tonalità dell'animo a bassa emotività e a scarso sentimento, è rappresentativa di certi cervelli che si trovano oggi al potere, che sono cervelli completamente fuori di sesto, ed emblematico di questo essere fuori di sesto oggi è per esempio il fondatore e il direttore esecutivo del Forum Economico Mondiale, Klaus Schwab, questo triste e tristo personaggio che è emblema del delirio del potere psicoapatico, che è arrivato ad affermare in più di un'occasione che per esempio il Covid è stato fondamentale per il progetto del Great Reset, questo perché è riuscito a convincere le popolazioni dei paesi democratici occidentali ad accettare la sorveglianza biometrica totale, che differentemente sarebbe stata inaccettabile. Questo triste personaggio ha dichiarato inoltre che abbiamo bisogno non solo di monitorare le persone, ma di monitorare anche che cosa succede sotto la pelle di ogni singolo cittadino. È giunto ad affermare che stiamo acquisendo poteri tecnologici divini di creazione e di distruzione, che stiamo reingegnerizzando la vita
e stiamo facendo l'upgrade dell'uomo in Dio, che gli esseri umani devono essere completamente hackerabili. Ha detto questo, che gli esseri umani devono essere completamente hackerabili. Ecco, dunque, queste mostruosità che solo una mente affetta da delirio di onnipotenza può riuscire a concepire, ci fa comprendere appunto l'utilità di questa caccia psicologica che si trova nella prima parte del libro delle 11 tattiche. Perché, ripeto, è utile. Perché come dicevano gli antichi strateghi taoisti, che cito un altro mio libro, i 36 stratagemmi, gli antichi strateghi taoisti dicevano che se non conosci il tuo avversario e neppure te stesso, soccomberai in ogni battaglia. Se conosci te stesso, ma non conosci il tuo avversario, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se conosci te stesso e conosci l'avversario, la tua vittoria è certa. Quindi conoscere il funzionamento della mente geniale e mefistofelica del ministro della propaganda nazista è proficuo per comprendere come questo personaggio ignobile fosse giunto al punto di manipolare anche se stesso. E questo meccanismo psichico di automanipolazione, credetemi, non è inusuale in noi sapiens. Goebbels non solo, come dire, mentiva consapevolmente in pubblico e in privato, falsificando a freddo la realtà stessa, ma giunse a salpare le ancore, allontanandosi dalla realtà genuina per fabbricare una realtà contraffatta, per fabbricare una realtà manomessa, per fabbricare una realtà mistificata e finendo per credere pienamente al suo stesso racconto menzognero, per credere egli stesso al racconto menzognero che lui produceva, quindi creando una messa in scena privata con la sua famiglia e gli amici e pubblica, una messa in scena che è durata tutta una vita. E inoltre non è da trascurare il fatto che chi mente inconsapevole di mentire, mente molto meglio, recita meglio la sua parte e viene creduto più facilmente dagli altri. Questa è una verità psicologica. E Goebbels fece culminare questa messa in scena nell'ultimo atto del suo potere psicopatologico, ovvero, e ghiaccia il sangue solo dirlo, ovvero impedire ai suoi 6 figli di sopravvivergli. Goebbels infatti che cosa temeva? Temeva che i suoi figli potessero essere addestrati nel suo mestiere più specifico, cioè la propaganda, ovvero nel suo mestiere più specifico, la propaganda contro di lui. Quindi l'uccisione dei suoi 6 bambini per mano della moglie Magda è, ripeto ancora, il culmine della attività propagandistica di quest'uomo perverso e fanatico, proprio per darsi fama postuma. Prima di leggerle alcuni commenti che sono arrivati da casa, aggiungo una mia personale visione, ammetto complottista, che se non sbaglio i cadaveri di tutta la famiglia Goebbels è stata trovata in avanzato stato, carbonizzati, sì, a carbonizzati. Tal punto che non si potevano riconoscere le identità. Sì, sì, sì. Con questo non aggiungo altro. Carolina da casa dice... Hanno distorto anche il concetto di ritorno al passato e alla semplicità, vedi decrescita felice, quello legandosi a quanto avevamo detto prima. Sì. Mirko dice, professore, ho letto con grande interesse il suo libro, lo consiglio vivamente a tutti, specialmente di questi tempi, ti spalanca gli occhi, grazie.
Quindi grazie. Sembrava giusto leggerglielo. Grazie. E Sara aggiunge: conoscere l'avversario è importante, in lotta è fondamentale, ho fatto judo. Certo che è fondamentale, non fa una piega. Allora, io vorrei tenermi un attimino da parte la domanda che ti voglio fare io, analizziamo magari un'altra sì, un delle po' delle tattiche. Sì. Quale sì, vuoi? Non arriviamo troppo lunghi. Visto che insomma non possiamo analizzarle tutte quante. Beh, a me già la prima devo dire che mi interessa veramente tanto, perché secondo me questo proprio l'abbiamo visto anche in tempi recenti, no? La semplificazione è il nemico unico, direi. Sì. Sì, voglio dire, questa l'abbiamo tutti sperimentata sulla nostra pelle, la semplificazione è nemico unico, che è la prima tattica di manipolazione oscura. Che cosa implica? Implica che giocando la carta della confusione con enunciati generici ma aggressivi, allora si giunge a uniformare la omogeneità delle versioni dei media. Quindi nasce il nemico creato apposta allo scopo. Quindi si riunisce in un unico concetto ciò che differenza dall'avversario responsabile che di tutti i mali. Allora pensiamo, non so, sino a ieri con l'emergenza sanitaria erano i Novax. Poi con l'emergenza bellica russo-ucraina, la semplificazione nemico unico è Putin, sono i russi. E allora chi ha un pensiero ragionato e divergente diventa filo putiniano. Poi la guerra in Palestina, che se ti opponi allora diventi antisemita e così via almanacando. Oggi però la Repubblica ha fatto il doppio salto mortale, non so professore se ha avuto l'onore di leggere, questa perla. Oddio, perché oggi la Repubblica si è lanciata in un articolo dove diceva che dietro al movimento degli agricoltori c'è il movimento Novax. Neofascista e Novax. Oddio, questa preferivo rimanere nella mia ignoranza. Se l'era persa, professore. Se l'era persa, forse sarebbe stato meglio così. Hanno voluto darci il buon lunedì, buongiorno. Non volevo infierire, ma era per far capire che la necessità di un nemico unico addirittura ti porta a questo. Beh, sì. Che è l'apoteosi. Sì, ma è proprio la dissociazione della realtà. E d'altronde con queste varie etichette si trasforma l'avversario nel capro espiatorio, no? Che da sempre, facendo leva sull'odio, che è la molla più potente, l'odio, è il mezzo più sicuro per unire un gruppo. È purtroppo così. Antonella da casa mi dice: davvero? Antonella, davvero? Io ti farei vedere lo screen, ma dato... dopo rischiamo. No, non rischiamo niente, solo che io ho un problema, non accetto di visitare i siti che mi obbligano ad accettare i cookie, e il sito di Repubblica è uno di quelli, e quindi io Bravo. Non riesco a farti lo screen. Se tu hai già accettato purtroppo i cookie e ci puoi entrare, lo troverai tra le notizie, è di oggi la notizia, quindi... Toccherai con mano. Toccherai, sì, esatto, toccherai con me. Ridiamo per non piangere, perché sì, è terribile. Se pensiamo che Repubblica è considerato uno dei principali mezzi di informazione ancora oggi in Italia, e anche qua o meglio, guardate. Così vogliono far credere, ma ormai Repubblica non se lo legge più nessuno, Non se lo legge più nessuno, non lo legge più nessuno. Le copie stanno crollando in modo vertiginoso. Non tarderà anche Repubblica a chiudere. Ormai la fiducia dei lettori, dei cittadini, è crollata in modo vertiginoso. Così come sta crollando nei cittadini la fiducia, voglio dire, nell'OMS. È naturale, voglio dire, all'OMS il grosso dei soldi oggi arriva dai partenariati pubblico-privati tipo Fondazione Gates,
la Gavi Alliance, la Wellcome Trust, e viene donato, quello che viene donato ha una contropartita, in primis adottare massicci programmi vaccinali mondiali. Allora, considerate questi partenariati privati, possiamo forse fidarci dell'OMS? Io personalmente non mi fido. Se poi pensiamo che il fondatore di Microsoft è diventato il più grande proprietario di terreni agricoli privati d'America, cioè lui Gates ha acquistato 350.000 acri. 350.000 acri significa 1 miliardo 500 milioni metri quadrati di terra. Che cosa se ne dovrà fare? Se pensiamo inoltre che Gates ha guadagnato miliardi con spregiudicate strategie di business e con spregiudicate speculazioni finanziarie e ha finito per incrementare la instabilità finanziaria, per erodere i diritti dei lavoratori e per considerare le diseguaglianze economiche a livello globale, io mi dovrei fidare dell'OMS? Inoltre, una ristrettissima classe di multimiliardari si è ritagliata una nuova immagine. Questa nuova immagine è ai limiti della santità. E questa nuova immagine ai limiti della santità si svolge grazie alla filosofia del dono. Loro investono in ogni settore, dall'educazione alla salute e all'agricoltura. Si tratta del filoantrocapitalismo, questa strategia che è volta a creare a questi magnati una sorta di aura di apparente estraneità ai giochi del potere. Allora, se i media e il giornalismo facessero il loro mestiere, allora renderebbero impossibile lo scempio della verità a cui quotidianamente assistiamo, cosa che invece non accade. Non accade. Dunque la fiducia dei lettori e dei cittadini nei media e nel giornalismo, che sono corrotti e falliti, sta arrivando a zero. Ripeto, è un'emorragia giornaliera. E quindi mi ricollego a quello che dicevo prima: la RAI finirà come Alitalia, chiuderà Baracca e Burattini. Allora, pensato che forse Bill Gates ha sentito una sua precedente intervista che parlava di orti urbani, ha detto, sì. Quasi quasi. Allora, non starei a questo punto, avevamo promesso al professore di finire entro le 10, quindi non stiamo a snocciolare altre tattiche. Io, visto che stiamo imparando a conoscere il professore, immagino siate rimasti anche voi colpiti come noi, quindi lo potrete approfondire nel libro eventualmente. Io le faccio una domanda un po' particolare. Ne ho una anch'io. Sì. Un po' particolare, vuoi farla prima no, tu? No, vai, tranquillo. Un po' particolare in questo senso. Parto, magari che possa essere frainteso, ma arrivo a concludere. Non si preoccupa. Menti come quelle di Goebbels sono menti eccezionali. Stiamo parlando di geni che purtroppo hanno dato il loro apporto, quindi la loro intelligenza è stata utilizzata per il male più assoluto. Se menti come quelle di Goebbels fossero state utilizzate per il benessere dell'essere umano, la propaganda potrebbe funzionare per il benessere o in quanto tale, diciamo che nasce già con una struttura fallace in partenza e quindi non potrebbe essere atta al benessere delle persone? Buona domanda. È una domanda relativa alla dimensione del potere, perché il potere è un elemento centrale e imprescindibile della vita. Le persone che esercitano potere perdono la loro umanità, perdono la capacità empatica di comprendere gli altri, perdono la capacità di unirsi, che è invece magnifico, di unirsi in modo collaborativo agli altri, e si esprimono in un gioco perverso capace di distruggere il mondo. Allora, tra le forme che la follia assume, il potere è certamente una di queste forme e si esprime in legami distruttivi quando vengono rivolti verso le persone e in legami autodistruttivi
quando sono rivolti a un ego che si è talmente dilatato sino a credere di coincidere con l'universo. Ecco, questo è il potere nelle sue declinazioni psicopatologiche. Però poi c'è anche un potere propositivo. Questo potere propositivo del potere venne sintetizzato circa 12 secoli fa da un ex bandito che poi divenne un maestro sufi. E quando appunto che si trattava del maestro sufi Fudail ibn Ayyad, quando disse: il potere su se stessi è meglio di 1000 anni di potere sugli altri. Ecco, questo è un principio che cerco in tutti i modi che mi faccia da bussola. Questo per non tradire me stesso e gli altri e soprattutto per non barare con la vita. E Fudail ibn Ayyad aveva perfettamente ragione, perché quando riesci a introiettare questo principio, introiettarlo in ogni molecola del tuo essere, allora tu non vuoi né comandare né essere comandato, non vuoi comandare nessuno perché hai già un bel da fare con te stesso per poter avere un potere reale su te stesso nel coordinare, come dire, le legioni che ci abitano all'interno. E se non sei un cretino, comprendi bene quanto questo potere su te stesso non abbia necessità di altro, perché conferisce la forza della lucidità e dello stare bene con se stessi. E non vuoi neppure, ripeto, essere comandato. Perché? Perché ti comandi da solo, perché sei in grado di farlo e non hai bisogno di altro, non hai bisogno di stampelle, non hai bisogno di guru, non hai bisogno di santoni, non hai bisogno di motivatori che ti dicono che cosa devi fare e cosa non devi fare. E quindi a quel punto non sei etero diretto, inizi a respirare aria tersa, aria pulita, come sulla cima di una montagna. Ed è superfluo dire, credo, che il potere su se stessi è una condizione che non si raggiunge facilmente. Occorre molta saggezza e molto equilibrio per conquistarla. E ci vuole pazienza. Che manca. E questa saggezza, questo equilibrio e questa pazienza sono, ritengo, oggi ancora più di un tempo difficili da raggiungere, perché l'essere umano oggi è fuori di sesto e cerca scorciatoie che sono invece le pietre d'inciampo. Tutto è subito. Sì, ci vuole pazienza. Sì. Ultimissima domanda, sì. Dai. No, la mia domanda era più che altro un consiglio, ovvero magari persone come noi, come alcuni dei nostri ascoltatori sicuramente, possono aver percepito, secondo me è abbastanza evidente che siamo in una società totalmente manipolata, ma per tante altre questa cosa non è visibile, non la vedono. Come può ognuno di noi nel suo piccolo, non dico convincere, perché convincere è una parola che non mi piace, ma neppure me. Magari ragionare, far aprire un attimo uno spiraglio di luce, un faro sul fatto che c'è una manipolazione in atto e che finché non si prende atto di questa cosa non si è veramente liberi di poter fare le proprie scelte. Ecco, come può ognuno di noi nel suo piccolo contribuire in questo senso? Sicuramente non innescando la spirale del silenzio, ovvero quel meccanismo psicologico per cui a un certo punto, come se fossimo dotati, come dire, di un senso statistico della collettività, arriviamo a chiuderci in noi stessi e a non sentire più l'esigenza di parlare. Poi, ripeto, facendo appello il più possibile alla pazienza e anche alla comprensione se l'interlocutore ha delle piccole o grandi brecce entro le quali noi possiamo in qualche modo gettare un piccolo semino
che se non è oggi o domani, dopodomani possa iniziare a germogliare. Se differentemente incontriamo di fronte a noi una grande muraglia senza brecce, senza porte, senza finestre, e allora a quel punto è meglio volgersi ad altri interlocutori. Perfetto, grazie. E da casa le dicono che bello ascoltarlo, prof, dice Isabella, e Maria aggiunge ottima analisi del professor Gianluca Maggi, chapeau. Grazie. Io vorrei far presente alla gente a casa, abbiamo citato un altro dei libri del professor Maggi, che è i 36 stratagemmi. Io mi ero permesso di scaricare anche i 64 enigmi e mi ero scaricato anche questo libro che ha scritto a quattro mani. Combattiato con Franco. Quel vuole, libro vuole regalarci un ricordo? Io, quando Franco andò su altri piani dell'essere e mi contattarono per parlarne, mi rifiutai categoricamente perché per 3 giorni non feci altro che piangere. In questo piccolo libro io e Franco affrontiamo il tema cruciale della porta dello spavento supremo che prima o poi dovremo attraversare tutti noi. E credo che sia veramente proficuo leggerlo, non solo perché contiene il testamento spirituale di Battiato. Lo stato intermedio lo reputo davvero un gioiellino. E Franco scrisse 10 volte tanto di quello che si trova ora scritto in quel libro, poi ne eliminò i 9 decimi, con la promessa che io stesso lo cancellassi, promessa che riuscì, che mantenni, perché la sua idea era quella per cui fuori il superfluo, dentro solo l'essenziale. Quindi ha fatto praticamente un'operazione che è tipica anche nella sua musica, di sintetizzare tutto in una sorta di quintessenza in nuce. Sono davvero molto felice di aver potuto scrivere questo libro con lui. Immaginiamo anche da casa scrivono Battiato era un essere speciale. Davvero, confermo. È di una persona di una integrità e di una fermezza etica che non ho mai più riscontrato in altri. Era davvero una persona speciale. Non solo per le grandi altezze musicali che ha raggiunto, ma proprio come essere umano. Era un essere umano davvero speciale, limpido come acqua di rugiada. Che bello, mamma mia, una bellissima immagine. Io, come ha scritto qualcuno da casa, ecco, scrivono: è bello ascoltarlo. Buona serata, grazie per la diretta. È un incanto ascoltarlo. Certo. Io mi accodo a questi commenti perché non è sempre così, cioè veramente ci si incanta ad ascoltarla, professore. Grazie, siete molto generosi. È proprio piacevole, davvero sì. Piacevole. Grazie. Sì. E sono felice di come è venuta insomma questa chiacchierata, sono felice che nonostante 2 monitor e qualche webcam di distanza, forse ci siamo riusciti lo stesso a sentire. Sì, è vero. Credo di sì. E anche questo non succede sempre. Quindi la ringraziamo doppiamente, ringraziamo la gente da casa che continua a scriverle messaggi che dopo potrà trovare nei commenti di questo video se lo vorrà. E quindi ringraziamo, dicevo, tutti quelli che ci hanno seguito grazie da casa. Grazie a tutti, assolutamente. Sì. Una buona serata. E grazie ancora, professore. A presto. Grazie a voi tutti. Un caro saluto. Arrivederci.